Facciamo adesso un passo indietro e torniamo al 7 maggio 1915, quando improvvisa arriva la notizia del siluramento del grande transatlantico inglese Lusitania. Colpita da due siluri lanciati da un U-boat, la nave passeggeri affonda rapidamente, causando l'annegamento di quasi 1200 persone, tra le quali 291 donne, 94 bambini e 128 cittadini americani. L'attacco proditorio condotto contro un'inerme nave passeggeri suscita violente proteste in tutto il mondo. La Germania tenta di giustificare l'accaduto sostenendo che il Lusitania trasportava materiale bellico americano destinato alle truppe dell'Intesa. In quello stesso mese di maggio, la Marina italiana, guidata dal capo di Stato Maggiore ammiraglio Paolo Taon di Revel, dispone di 11 corazzate monocalibro, 9 incrociatori corazzati, piuttosto antiquati, 8 incrociatori leggeri, 33 caccia torpediniere, 69 torpediniere e 21 sommergibili. Stanno poi per entrare in linea altre 2 corazzate monocalibro. Contro queste unità la flotta austro-ungarica schiera 15 corazzate, di cui 4 moderne, 10 incrociatori, 25 caccia torpediniere, 69 torpediniere e 7 sommergibili, che possono facilmente mettersi a riparo delle isole della Dalmazia, a Pola, a Cattaro, base dei sottomarini tedeschi, e a Sebenico. In tal modo gli austriaci sono in grado di sferrare in poche ore un attacco contro qualsiasi punto della costa adriatica, lungo la quale corre sia la ferrovia che la litoranea. La leggera superiorità italiana è quindi largamente compensata dalle svantaggiose condizioni geografiche.